Ciao! Sì, dico proprio a te. Grazie per ogni singolo giorno che alle 20.30 hai scelto TM Show su Radio Stabiliamo un Contatto. Lunedì 16 febbraio, siamo già a metà di questo mese un po' triste, un po' grigio. Iniziamo questa nuova settimana ringraziando a tutti voi che ci state regalando un grosso sorriso in quanto ad ascolti e a voglia di partecipare e interagire con noi. Ricordo sempre WhatsApp 344 13 65 005 e messaggi privati o pubblici alla pagina ufficiale del TM Show su Facebook. Come avete passato il weekend? San Valentino piuttosto, ci eravamo lasciati giovedì con il dottor Costantini. Avete fatto i romanticoni? Oggi avremo un altro dottore, più dettagliatamente un dottore nutrizionista, che ci parlerà di qualcosa di importante riguardante il cibo ed in particolar modo di alimenti che ci possono in un certo senso dar fastidio e danneggiare l'organismo. Iniziamo subito questa nuova puntata, questa nuova settimana, lanciando il nuovo brano di Marco Mengoni che è tornato sui palcoscenici italiani e internazionali con questo nuovo pezzo, Guerriero. Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima tenderò i predoni, arriveranno in molti e solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Io sono un guerriero, veglio quando è notte, ti difenderò da incubi e tristezze, ti riparerò da inganni e maldicenze, e ti abbraccerò per darti forza sempre, ti darò certezze contro le paure, per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. Grande amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Non temere il drago, fermerò il suo fuoco, niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male, e quando cadrò tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze, lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco mentre ti darò riparo contro le tempeste, e ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno e attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, da occidente a oriente, io sarò con te e sarò il tuo guerriero. E amore mio, grande amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Ci sarà una luce accesa di speranze, e ti abbraccerò per darti forza sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo, veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
Rieccoci ancora qui in diretta dallo studio 5 di Riccione, stabiliamo contatto.com. Allora, leggiamo alcuni dei messaggi che ci avete inviato. Il primo, Micaela ci scrive: Thomas, un San Valentino incredibile, pieno di gioia e amore. Dopo un periodo bruttino, una bella botta di ossigeno. Sono contento perché amo le situazioni in cui l'amore trionfa. Non mi piace la rassegnazione, e lo spiega il fatto per cui siamo qui a rompervi le balle. E quindi, Micaela, forza e coraggio, perché l'amore non è come nelle favole, bisogna tirar su le maniche e aiutarsi a vicenda. Gioia ci scrive: un San Valentino passato con la persona che amo di più al mondo, il mio lettone. Questa è ubriaca. Gioia, il lettone non è una persona. Carini, mi piacciono questi messaggi che nascondono qualcosa dietro. Allora, ho sempre pensato nel mio piccolo che in Italia si dia sempre poco spazio a chi si impegna realmente per raggiungere i propri obiettivi e i propri sogni. Purtroppo è così, viviamo in un paese dove non conta come sei, ma l'audience che fai. Beh, io nel mio programma me ne sbatto di tutto ciò e voglio dare spazio a chi se lo merita veramente. Questo è il caso di Giorgia Nicoli, che è una ragazza bolognese uscita da poco con il suo nuovo inedito Per ogni momento, e che io vorrei proporre, in un certo senso far giudicare a voi che ci state ascoltando. Thomas! Ehi! La so meglio io di te! Cosa? C'è la pubblicità! Questa volta hai ragione. Allora, pubblicità e poi singolo Emergenti. Che fame! Avrei bisogno di una buona pizza! Vuoi assaggiare un'ottima pizza e magari cambiare anche l'impasto? Maxi Pizza! Antica tradizione napoletana offre una vasta gamma di scelta. Pizza al metro, piadina romagnola, panini caldi, bibite, gelati. E ora puoi anche scegliere con che impasto mangiarti la pizza. Farro, integrale, canapa, 10 cereali. Maxi Pizza! Maxi Pizza! Si trova in Piazza dei Navigatori a Cattolica, zona Tarconca. Aperto tutti i giorni anche a pranzo, chiuso il martedì. Seguici anche su Facebook e sul sito www.maxipizzacattolica.blogspot.com. Maxi Pizza! Cercami dentro te, non ti
Bellissima, bellissima questa canzone, scritta da Giorgia Nicoli e la musica da Sergio Vinci, che è un autore con la A maiuscola che saluto, colgo l'occasione per salutare. Noi proseguiamo questa serata in mia compagnia al TM Show su www.stabiliamocontatto.com con un... Excuse me? Sì. You speak English? You speak English? Ma che lingua è questa? Ma chi è questa gente? Parla italiano. You speak English? Excuse me. Ma con chi mi avete collegato? English language? Parla italiano con me, eh. Dimmi pure, che vuoi? I want to go to Riccione. You know where is Riccione? Sarà meglio Riccione. Devi andare a cagare. Excuse me? Devi andare a cagare per andare a Riccione. Non ha capito. Oh, vai a cagare te? Imbecille. Ah, allora ha capito. Ma chi è sta gente che mi collegate sempre qua al TM Show? Non siamo mica una trasmissione dei poppari, eh? Allora, andiamo avanti con uno dei brani che avete scelto voi da casa. Ci avete inviato un SMS al 344 13 65 005. Lucia ci scrive: ciao Thomas, posso sentire la canzone di Luciano Ligabue, Siamo chi siamo? Chi siamo? Certo. Siamo noi, TM Show. Sì, vabbè, dai. Jingle e poi Ligabue. Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno, e parla sempre di partire senza posti in cui andare, prendere soltanto il primo volo. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo, abbiamo parcheggiato fuori mano. Si sente una canzone da lontano. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione a dirmi non c'è niente da capire. Di tutte quelle strade averne presa una, per tutti quegli incroci nessuna indicazione. Di tutte quelle strade provarsi a farne una, qualcuno ci avrà messi lì. Siamo chi siamo, un giorno c'era un doppio arcobaleno, un giorno ci hanno attaccati al seno, un giorno ci hanno rovesciato il vino. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo, abbiamo parcheggiato fuori mano. Tu non chiamare più che ti richiamo. Conosco una ragazza di Salerno, non ha mai tirato giù lo sguardo, non sa che cosa sia la pace, non dorme senza un po' di luce, ancora un altro segno della croce. Di tutte quelle strade saperne solo una, nessuno l'ha già fatta, non la farà nessuno. Per tutti quegli incroci tirare a testa croce, qualcuno ci avrà messi lì. Siamo chi siamo, il prezzo di una mela per Adamo, il tempo dell'ennesimo respiro, quegli anticorpi fatti col veleno. Siamo chi siamo, la nebbia agli irticolli forse sale, non ci si bagna nello stesso fiume, non si finisce mai di avere fame. We'll be right back.
certezza dello specchio e il fatto che da quelle non si scappa. E ogni giorno mi è più chiaro che quelle rughe sono solo i tentativi che non ho mai fatto. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo. Si sente una canzone da lontano, potresti fare solo un po' più piano. Bene, siamo giunti al momento di diventare un po' più seri e affrontare un argomento che magari interessa a più persone e a una fascia d'età di tutti i livelli. Il latte fa male? Berlo fa venire l'osteoporosi? Brutte malattie e tumori assortiti? Divieto di mozzarella? Tutte idiozie, secondo il professor Nicola Rossi, nutrizionista per l'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Ambienti e la Nutrizione ed esperto. Il noto medico si intrattiene con noi affrontando e triturando punto per punto tutte le tesi rinvenibili in rete. Il latte è solo da bambini, ma è falso, lo dicono tutti gli esperti. Falso, fa venire l'osteoporosi? Falso, fa venire il tumore alla prostata? Falso. Anche i latticini fanno male? Falso. Il latte fa bene? Zero. Semplice. Allora, professore, innanzitutto buonasera e benvenuto al TM Show. Sì, buonasera a lei, Thomas. Grazie per avermi invitato. Ok, io inizierei con una domanda secca. Bere latte fa bene o male? Fa benissimo. È assurdo chi dice che fa male. Non sa proprio di cosa parla. E perché fa così bene? È un alimento, innanzitutto, nutriente, ricco di proteine, zuccheri e grassi, in percentuale molto equilibrata. E soprattutto sì, è ricco di vitamine e calcio, povero di ferro, ma ci accontentiamo. Allora, dalle notizie disponibili in rete si evince che ci sarebbe ampia letteratura scientifica a dire che il latte fa male, è vero? Ma no, è falso. Se i nutrizionisti di tutto il mondo decidessero che il latte fa male, perché le linee guida di tutto il mondo direbbero che il latte è un alimento consigliato? Addirittura ciò che è consigliato è un'assunzione di latte di 2 o 3 porzioni al giorno. Ah. E come in tutte le cose è vero però che esagerare va male. Se io prendo 1 litro di latte al giorno, evidentemente prendo calorie da lì e non da altri nutrienti. Sì, sì. Il che finisce per squilibrare un'alimentazione, quindi bisogna stare attenti. Nella misura di 2 o 3 porzioni al giorno posso avere tutti i benefici del latte senza rischio di alcun tipo, anzi il consumo di latte è associato con un minor rischio di cancro al colon. E quelli che dicono che il latte si può bere solo da bambini perché poi si perde la capacità di digerirlo? Ma io ho 57 anni, lo dico proprio, e lo digerisco perfettamente. Ci sono alcune razze, alcune persone che perdono la capacità di digerire il latte in età adulta. Sì. Questo però non significa che il latte gli faccia male, avranno dei problemi se ne bevono troppo, ma possono assumere tranquillamente yogurt o latticini che hanno una percentuale di lattosio molto più bassa. Ok, a proposito di questo, viene citato, io leggo qui, uno studio del 1994 apparso sull'American Journal of Epidemiology, che dice che i prodotti latterio-caseari conterrebbero proteine animali. Queste porterebbero ad un aumento degli acidi nel sangue e quindi alla fine alla malattia chiamata osteoporosi. No, guarda, questo è falsissimo. Il latte e i prodotti caseari hanno un contenuto di aminoacidi solforati, okay, che tengono in pratica basso il sangue, sì, minore di quello della soia, quindi diciamo proprio che è una notizia falsa. Così è falso ciò che c'è scritto, cioè che il latte alla fine causi l'osteoporosi? No, dunque, l'osteoporosi è una malattia multifattoriale. La causa principale è la mancanza di esercizio fisico, l'alimentazione è solo una delle ultime cause. Tra queste ultime cause c'è una dieta troppo ricca di proteine che in effetti facilita l'osteoporosi. Ora, sì, nel latte ci sono 3 grammi di proteine ogni 10 millilitri, o millilitri, così che si voglia, il che è meno del 10% dell'apporto proteico della giornata. Quindi se il latte e i suoi derivati, latticini, ricotta, formaggio, panna, eccetera, sono fatti nella maniera più naturale possibile, non fanno male, però le multinazionali, le industrie non si curano di questo e le leggi vanno incontro alle loro esigenze e non a quelle dei consumatori. Purtroppo bisogna dire che il 95% di quello
che troviamo nei supermercati o nei negozi non specializzati, come nelle salumerie, nelle botteghe, sì, sono prodotti sì, che sì. derivano da industrie, no? Allevamenti intensivi con foraggi a base di anabolizzanti, eccetera. Per questo poi quei prodotti, quei tipi di prodotti passano per prodotti nocivi. Il latte bisognerebbe berlo non pastorizzato, il formaggio dovrebbe essere solo a latte crudo, fatto con vero caglio animale o al limite vegetale, ma non costruito in laboratorio. Mi sembra che però nutrizionisti, professori universitari, come al solito, fanno solo il gioco delle aziende, evitando di dire la verità ai consumatori. Innaturali, potremmo dire. Sì, 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 assolutamente innaturali. Poi i giapponesi fanno altre cose che noi non facciamo, non consumano carne, mangiano molta frutta e verdura e molto pesce. Esistono dunque dei fattori concorrenti che determinano questa situazione? Assolutamente sì, comunque non è il latte che fa venire l'osteoporosi. Ok, riassumendo professore, la tesi che viaggia e che noi le chiediamo di commentare è che bisogna sospendere a un certo punto il consumo dei latticini e consumare latte solo con moderazione. Allora, non esiste alimento al mondo che può essere consumato senza moderazione. E così anche il latte, la dose e la quantità consigliata sono 250-300 ml al giorno. Se si eccede da questa quantità, come tutte le alimentazioni, il latte può far male. Ovviamente. Normale. Anche l'acqua, se lei se ne beve 8 litri tutti i giorni, rischia la morte per diluizione profonda del sangue. È una tesi assolutamente idiota. E i lavorati, i latticini? Non c'è nessuna controindicazione ad assumere né latte né latticini, anzi si fa il contrario. Il consumo di latte e latticini in un'alimentazione equilibrata non solo non fa male, ma può avere effetti positivi. Quindi noi ci sentiamo tranquilli nello scrivere che ognuno può bere latte con la dovuta moderazione e mangiarsi una mozzarella ogni tanto senza andare in paranoia. Ma assolutamente sì, il consumo di formaggio consigliato è quello di 3 porzioni di formaggio a settimana unito a 2-3 porzioni di latte al giorno. Una porzione di formaggio corrisponde a 100 grammi se è formaggio fresco, 50 grammi se è stagionato. Io la ringrazio, insomma, lei ha demolito così in 448 tutte le tesi. Ma non è che sono tesi, che sono tipi di tesi che sono supportate da persone che parlano senza supporto scientifico. L'unico supporto che danno, che è l'uomo, è l'unico animale che da adulto beve latte. Intanto questo è falso, perché chiunque ha esperienza con animali sa che se ho gatti adulti o cani, se gli do il latte, quelli se la prendono. Seppure fosse vero, chi se ne importa? Siamo anche l'unico animale che rilascia interviste telefoniche, come in questo caso, o che consuma carbonara. No, gli animali dai. Non prendono latte perché è difficile. Lei pensa... Provi a pensare ad un gatto, dove lo trova il latte se non glielo diamo noi? Hai ragione. Dovrebbe andarsi a succhiare la mammella della mucca. Il che non sarebbe proprio naturale, dice lei. Direi proprio di no. Bene, dottore, la saluto, la ringrazio vivamente per essere stato in collegamento telefonico qui con noi e per aver chiarito diversi punti che magari per alcune persone erano ancora punti interrogativi. La ringrazio a lei per avermi invitato e visto che sono qua vorrei salutare prego. Mia moglie Ivana e i miei figli Giacomo e Lorenzo. E ti faccio un grande in bocca al lupo per questa nuova trasmissione, spero che tu abbia un buon futuro perché te lo meriti veramente. Speriamo, grazie dottore e noi continuiamo con due pezzi anni 90, ve li lasciamo ricordare a voi, niente titolo, jingle! Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia.
buongiorno, oddio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e riportarti di qua. Un materasso di parole scritte apposta per te, ti direi spegni la luce che il cielo c'è, non si vive. Uccide, testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, nel cesso di una discoteca, sopra il tavolo di un bar. Lo stare nudi in mezzo a un campo, a sentirsi addosso al vento, non chiedo più di tanto, che se muoio sono contento. Non si fide. Uccide, canzone, cercala se può. Dille che non mi perda mai. Va per le strade tra la gente. Dai tuoi occhi non li staccherei mai, adesso anzi me li mangio, tanto tu non lo sai, lo sai.
mare senza scogli, il mare sbatte su di me. Io ho sempre fatto solo sbagli, ma lo sbaglio qui cos'è? Non si vive, mi uccide. Tanto cercala se vuoi. Mi ricorda la sua faccia, io la vedo in ogni goccia che mi cade sulla giacca. Non si vive, mi uccide. Canzone, trovala se vuoi. Dille che l'amo e se lo vuoi. Va per le strade tra la gente, diglielo veramente, non può restare indifferente, e se rimane indifferente non... Lo so che volete restare sempre in nostra compagnia, ma purtroppo è arrivata l'ora di lasciarci. Noi ci vediamo domani, non è finita, il TM Show torna tutte le sere alle 8.30, da lunedì a giovedì, quindi mi raccomando, svegli, eh! A domani sera, ciao!